Presidente, nel momento in cui provincia regione e comune si incontrano per dire che bisogna andare nella stessa direzione? Ma sicuramente sì, c'è il tentativo in questo momento disordinato della politica italiana di dividere soprattutto quelli che sono le istituzioni del federalismo. Il federalismo parte dal basso, comuni, province o come si chiameranno queste entità d'area vasta dopo il disegno di legge per l'abolizione delle province stesse, regione, dare sempre più potere alle regioni che possa condividere sotto l'aspetto legislativo le norme regionali, per cui la regione nell'applicazione di quello che è scritto nella Costituzione, dall'altra parte governo d'area vasta e comuni sempre più con funzioni importanti per dare risposte ai cittadini. Credo che sia talmente semplice questa ricetta, la ricetta credo che possa far risollevare questo Stato. Il centralismo ha dimostrato tutta la sua inefficienza e ha dimostrato tutto il suo fallimento. Allora dobbiamo ritornare in quei principi. Il mio invito è stato proprio in questa Assemblea, e ringrazio per l'invito a essere qui all'Assemblea dei Comuni Veneti, di dire restiamo uniti, non stiamo al gioco di coloro che tentano di dividere gli enti locali, gli enti del federalismo, province, comuni e regioni. Unite per insieme fare una proposta organica, dimostrando come sempre capacità, responsabilità, dato che siamo noi che mettiamo la faccia sempre di fronte ai cittadini. Chi dice l'area vasta potrebbe essere un doppione della regione? Ma io dico che in tutta l'Europa ci sono i governi d'area vasta. Il governo d'area vasta significa far da supporto ai comuni che non hanno quelle caratteristiche tecniche per poter espletare le procedure europee, le procedure tecniche per una gara d'appalto importante. Governo d'area vasta significa l'urbanistica. Noi vediamo che riusciamo a dare una risposta ai PAT o ai PATI entro 30 giorni contro una media di 3-4 anni che prima la regione aveva. Vediamo, e oggi ho presentato dei dati sugli incidenti stradali, che le strade provinciali, come la mia provincia di Treviso, 1300 km di strade provinciali, abbiamo un'incidenza di mortalità dell'1,35 persone decedute ogni 100 km, contro una media di strade regionali di 4,35. Allora, questi sono degli indicatori che devono far riflettere, dimostrando che la vicinanza amministrativa e soprattutto il pronto intervento, il conoscere il territorio, dà una risposta oggettivamente importante al cittadino. Se poi pensiamo che le province e la mia provincia di Treviso costa un euro a cittadino all'anno, credo che i conti dello Stato e della burocrazia statale siano in maniera esponenzialmente notevole e superiore rispetto a quelli che sono realmente i costi degli enti locali. Pensiamo cosa prende un sindaco, pensiamo cosa prende un consigliere provinciale, 90 euro a seduta, pensiamo invece quali sono i stipendi di manager, di burocrati che prendono 300-400 mila euro all'anno. Una bimba lasciata a terra cambiando in questione da un